Il consigliere provinciale di Pescara, Guerino Testa, lancia l'allarme su nuovi tagli in arrivo in Capo alle province che la legge di stabilità 2015 quantifica in un miliardo complessivo, imponendo anche una serie di divieti di spesa. Testa interviene con preoccupazione sulla questione che definisce di prioritaria importanza per l'ente e lo fa in vista dell'insediamento del nuovo Consiglio provinciale eletto il 12 ottobre scorso e chiedendo come già in occasione della prima seduta convocata per domani alle 17:30 che si esamini tale aspetto. L'ex presidente della provincia di Pescara ricorda che l'ulteriore taglio di risorse è solo l'ultimo di una lunga serie che ho sempre denunciato con amarezza detto Testa. Era noto ed è riportato nella delibera sul passaggio di consegne da me al neopresidente che nel 2015 ci sarebbe stata per la provincia di Pescara una sforbiciata di 3 milioni e 113 mila euro. Si sapeva anche di 5 milioni 946 mila euro di minori risorse sempre per il 2015 derivanti dalle previsioni della legge del 7 agosto 2012. Ora questi nuovi milioni di euro in meno si aggiungerà per il nostro ente, ha detto ancora Testa, un altro taglio molto corposo e davvero avrebbe il sapore di una scure che non lascia scampo. Poi sempre in base alla legge di stabilità dal 1 gennaio, dice Testa, le province non potranno più ricorrere a mutui per una serie di spese assumere o acquisire personale seguendo determinate tipologie di contratto né attribuire incarichi di studio e consulenze. Alle scelte degli anni scorsi sui tagli al bilancio, che sicuramente non sono state prese a cuor leggero e hanno colpito indistintamente una serie di voci, che pure erano prioritarie, se ne dovranno, ha detto ancora Testa, aggiungere altre si prospettano quindi nuove penalizzazioni per il territorio. Sollecito per questo dunque una riflessione immediata sul tema delle risorse e chiedo di sapere in che modo intende muoversi l'amministrazione provinciale, è considerato il quadro cupissimo che si prospetta per l'immediato futuro.